tutti, oggi sono qua per fare semplicemente due chiacchiere con voi. Ci sono infatti un paio di cose che volevo dirvi e mostrarvi, quindi ho detto perché non fare un video abbastanza tranquillo e chiacchiericcio? Direi di partire con una sorpresa. In pratica qualche giorno fa mi hanno contattata Virginia e Cinzia, due ragazze che hanno una grandissima passione per i gatti, proprio come la sottoscritta, e guarda caso oggi ho anche la felpa con i mici, comunque. Mi hanno contattata per presentarmi il loro progetto, Cattitude, ovvero una linea di accessori sia per gatti che per umani. Loro fanno queste medagliette con delle frasi a tema felino, molto carine e simpatiche, da poter coordinare, quindi l'essere umano se le mette al bracciale e poi c'è la medaglietta invece per il gatto. L'ho trovato un progetto veramente molto bello, molto originale e creativo, poi io che sono una gattara non potevo non adorare questa cosa, e trovo che sia fantastico che due ragazze così giovani si mettano d'impegno e si mettano in gioco per coltivare una propria passione. Le stimo veramente tanto per questo. Loro sono state così gentili da mandarmi un regalino, mi hanno fatto scegliere una medaglietta dal loro sito, e poi nella letterina che mi ha scritto Virginia mi ha detto che mi hanno fatto anche una sorpresa, quindi sono veramente molto curiosa di scoprire questo pacchetto con voi. Innanzitutto la confezione è una scatolina in legno con il loro logo Cattitude, vi lascerò poi il loro link e tutto il resto qua sotto in descrizione, quindi mi raccomando andate a dare una sbirciatina al loro sito perché vi innamorerete delle cose che fanno, poi se siete amanti dei gatti come me sarà la fine. Queste sono le due medagliette che ho scelto. La mia è quella più grande, dove c'è qua il loro logo, penso ci sia dietro anche a questa, esatto. E in questa più grande c'è scritto "You are perfect for me", perfect for me. E nell'altra "Yes, I know it". La Cibi direbbe proprio così. L'ho scelta apposta perché sapevo che rispecchiavano molto comunque il rapporto che abbiamo io e la mia gatta. E poi ci sono due sacchettini a parte che ho già preventivamente aperto. Allora, vediamo un po' cosa c'è. No! Questo praticamente è uno dei bracciali che vendono appunto sul loro negozio, dove poter agganciare la medaglietta, e questo qui è fatto con le perline azzurro baby. Sono molto sorpresa perché io in realtà avevo scelto il bracciale, quello in acciaio semplice, probabilmente è nell'altro pacchetto, sì. Io avevo scelto la versione appunto abbastanza classica con il braccialetto in acciaio, adesso ho anche l'altro bracciale per poterli intercambiare. Trovo che siano degli accessori veramente molto carini, soprattutto se vi piacciono appunto i gatti, se avete un gatto, è un'idea molto originale e molto carina. Le medagliette sono veramente bellissime, poi adesso sono nuove, risplendono, sono fantastiche. You're perfect for me. Io vi ringrazio di cuore Virginia e Cinzia perché siete state veramente molto ma molto gentili e molto disponibili. Poi mi avete fatto anche questo pensierino extra che non dovevate, che cosa carina, grazie. Dopo questo entusiasmo iniziale direi di passare alle cose che invece ci tenevo a dirvi. La prima è che sono andata a vedere Animali Fantastici, dove trovarli. In tantissimi mi avete chiesto: sei già andata a vederlo? Che cosa ne pensi? Me lo consigli? Non lo consigli? Quindi mi sono detta, ne parlo in un video, e fare un video però a parte solo su Animali Fantastici non mi sembrava il caso perché non ho mai fatto una cosa del genere qua sul canale, non parlo spesso di cinema o serie TV, quindi non mi sembrava coerente, anche perché io non ho nessuna base, capacità, non so niente del mondo dello spettacolo, del cinema, quindi non mi sembrava giusto e non mi andava di recensire un film quando non ne ho le capacità o le basi, quindi preferisco condividere a pelle i miei pensieri al riguardo con voi. Innanzitutto io non mi ero informata su nulla riguardo al film, sapevo solo che era tratto appunto dal libro Animali Fantastici dove trovarli, ma non sapevo altro. Ho preferito non sapere nulla, non andarmi a cercare i trailer né quant'altro per non avere aspettative. Avevo infatti il terrore di rimanere delusa, quindi sono andata a vederlo come un qualsiasi altro film e devo dire che sono rimasta molto soddisfatta. Sono uscita con un bel sorrisone, molto contenta perché il film effettivamente mi è piaciuto tanto. Non tanto quanto Harry Potter, però non ha perso quel tocco magico
che ha per me la saga principale. Mi ha fatto tornare nel mondo magico, in un mondo totalmente diverso, perché è ambientato in America diversi anni prima, comunque, di Harry Potter, e vedere le creature fantastiche è stato stupendo. Poi, vabbè, lo snaso è praticamente la cibi, infatti quando sono tornata a casa ho provato a grattarle la pancia, ma non è uscito niente. A parte questo, trovo che sia un film veramente bellissimo, sia visivamente che per le musiche, che assomigliano veramente tanto a Harry Potter, e pur essendo diverse. I personaggi mi sono piaciuti, anche se non li ho trovati particolarmente originali. Ci sono poi delle scene comiche, divertenti. Tratta dei temi comunque veramente molto forti, l'essere diverso, dover reprimere la propria natura per paura del giudizio degli altri. È una cosa che non è nuova, però è stata comunicata in maniera, secondo me, diversa, partendo poi da un periodo storico completamente diverso, in una società diversa. L'ho trovato veramente molto potente, molto significativo sotto questo punto di vista, e poi verso la fine c'è una piccola cosa che mi ha sorpreso e che non mi aspettavo, ma che giustamente non vi dirò per evitare spoiler. Secondo me è un film che vale la pena andare a vedere, sia che vi piaccia da morire Harry Potter, sia che vi piaccia ma non troppo, perché è comunque un film, secondo me, bello da vedere, anche se non siete grandi fan della saga, perché visivamente, come storia, ha tutto e può piacere a tantissime persone diverse. Altra cosa entusiasmante che voglio condividere con voi è che ho iniziato a collaborare con Vid. Ve l'avevo già accennato sul gruppo CB's The Wayne, ma vedo che non aveva suscitato tanto scalpore. Probabilmente è una cosa molto grande, importante solo per me, però è una cosa bellissima che ci tenevo a condividere con voi, appunto. Per chi non conoscesse, Vid è un sito, una piattaforma in cui poter guardare in maniera totalmente legale e gratuita anime, film e quant'altro in streaming. Io lo conoscevo appunto per gli anime, guardo diversi anime su Vid, anche quando feci il video anime consigliati, che vi lascio nelle schede qua sotto in descrizione, nella descrizione dove era possibile vi avevo inserito il link direttamente a Vid, dove poter guardare appunto l'anime, come ad esempio Toradora, avevo citato Psycho Pass, Erased, che è bellissimo. E in che cosa consisterà questa collaborazione? Praticamente farò dei video per loro che potrete guardare appunto sul loro sito, su Vid. Il primo, non so se a quest'ora sarà già uscito, dovrà uscire, sarà sulle bizzarre avventure di JoJo, un anime che mi ha sorpreso veramente tanto in positivo, perché pensavo fosse un anime prettamente maschile, visto il disegno, i personaggi prevalentemente maschili e il fatto che ci siano tante scene di combattimento. Invece mi ha stupito e mi è piaciuto veramente tanto, quindi se sarà già uscito vi lascerò il link qua sotto in descrizione, nel caso condividerò man mano che farò video per loro su un anime ben preciso sulla pagina Facebook, quindi se non la state ancora seguendo si chiama semplicemente CB's The Way. Ultima cosa prima di salutarci, sto iniziando a lavorare ai video per Natale, nel senso che mi sto appuntando qualche idea, ancora concretamente non sono riuscita a fare nulla per via del lavoro, però mi è sorto un dubbio, non so esattamente che cosa vorreste vedere in particolare, se un regalo fai da te piuttosto che una decorazione o dei consigli. Io in passato ho fatto diversi video a tema natalizio, quindi eventualmente vi lascio in descrizione l'elenco dei titoli dei video, così sapete bene o male che cosa ho già realizzato qua sul canale e magari mi fate sapere che cosa vorreste vedere appunto di nuovo, in modo di non ripetermi, di non fare sempre le stesse cose, di fare qualche cosa che effettivamente può essere interessante e utile anche per voi. Direi che le cose che ho detto sono tutte qua. Spero di non avervi annoiato troppo con questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!